Io ho un piano. Che fai? Mi vieni dietro? C'ho il piano, fammici pensare, dai. Scusa. Allora noi prendiamo la pasticca, l'analizziamo, la brevettiamo e la vendiamo al migliore offerente. Ma se fino a mo' non ci hanno pensato i cinesi, ci sarà il suo motivo, no? Cioè, di fronte all'invenzione del secolo, tu che fai? Te caghi sotto. E tu sei chimico? Io ero una capra in chimica. Ma pure io ero una capra. E c'entra. L'unica cosa che c'ha ragione il poeta è che se si muove la televisione, qui domani è pieno dei giornalisti. Allora io ho il piano. A Tivoli c'è casa del zio Michele e accanto a casa del zio Michele c'è Ubaldo, il chimico. A Tivoli? A Tivoli. E come la mettiamo con Pietro? Non posso sentirlo, non posso vederlo, come lo tranquillizzo? E come lo tranquillizzi? Gli scrivi due righe, gli mettiamo dentro la cassetta delle lettere e poi ce ne andiamo, dai. Io non lo so, io se ci avessi l'età tua spaccherei il mondo. Ma tu c'hai l'età sua. Vabbè, datemi carta e penna, dai. Ma che carta e penna? Adesso vai di là, c'è il computer e scrivi, dai. Piuttosto, a macchine, come stiamo messi? No, io e Adelina ci spostavamo sempre in tram. Poeta! No, la macchina di Pietro no. La macchina di Pietro no! Ah, 1100 gran luce, un macchinone. C'aveva pure mizio. Ma si muove? A, questa c'è. B, aiutatemi a spostarla fuori. C, in silenzio prima che Pietro si svegli. Vabbè, dai, forza, spingete! Ma perché noi? Perché siete giovani, belli e forti e spingete, dai. Giusto. Te l'ho detto, è un bravo cristiano. Ma vaffanculo, Marco. Dai, dai.